Ciao a tutti, ragazzi, siamo tornati con la parte numero 33 delle Spade di Xenoblade Chronicles. Eravamo arrivati sul Monte Valak nella parte scorsa e adesso dobbiamo scendere praticamente fino in fondo e non è altro che camminare dritto e affrontare i mostri che ci ingaggiano. La parte scorsa abbiamo comprato un sacco di robe, ci siamo praticamente rifatti tutto il guardaroba, con tanto di armi anche. E direi di metterle subito alla prova. Sì, ma se lo ingaggiamo magari. Ah. Questo qui è uno dei. Questa battaglia è odiosa per due motivi. C'è la telecamera completamente scazzata perché il Monte Valak è praticamente in verticale, no? Qui c'è la telecamera completamente di merda. E in più è un mostro volante e grosso, quindi. Veramente. Una battaglia di merda. Boom, questa è la posizione perfetta per. C'è un attacco. Non provo neanche a atterrarlo perché non può essere fiaccato. Minchia. Combo killer cosmica. Perché Dumba sta per morire? Dai, ma è tipo incastrata nel pavimento questa nebula? Prova a fare frangiaura. Colpo elementale. Minchia. La potenza proprio. Le nebule sono solo noiose da affrontare, non sono forti. Bam. No. Se uccidete un nemico durante il chain attack prendete più il doppio dell'exp. Io volevo uccidere durante il chain attack ma è morto mentre lo stava per attivare. Comunque ci ha droppato dei guanti, vediamo come sono. Paramani Alpes, cioè paramani delle Alpi, quindi. Difesa divina. Resistenza a morte istantanea. Perché esiste a morte istantanea in sto gioco? Comunque, boh, no. Non la equipaggerei. Non ne vedo motivo. Quindi, niente, prendete tutto il monte e segui la freccia. Però il posto devo dire che è davvero bello, cioè i colori che ci sono. Il fatto che di notte diventa tutto giallo è bellissimo. Perché mi sembra che quando sono arrivato qua nel mio gameplay originale era giorno. Mi sembra che di giorno sia normalmente bianco il posto. Una normalissima. Minchia. Una normalissima montagna innevata. Che cazzo ci fa un Exia 98 qua? Mi è appena venuto in mente. Dumba è aumentato di livello, non è che ha imparato una nuova tecnica. Sì, attacco tonante. Attacca nemici alle spalle, usato come un'aura forza stordimento. Allora, fa un danno enorme. AOE. E occasionalmente può stordire. L'unica cosa negativa è che colpisce i nemici alle spalle. Quindi non so quanto è. Non so sicuro di quanto sia efficace. Però gli do una chance. No, gli do una chance. E ok.
Non credo di averla usata nel mio gameplay originale. No! No, non morire. Ok. Wow, che cacchio. No, sì, 47 no. No, ho sbagliato il tasto. No, 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 47 no, ragazzi. Cioè, va bene tutto, ma... Ah, abbiamo imparato una nuova abilità, perfetto. No, 47 no, ragazzi. Vattene via! Ok, allora devo scendere laggiù. Credo che sia, bisogna passare per di qua. Intanto controlliamo la vita. In battaglia agilità più sua, inizio scontro con i nemici di livello maggiore. Molto buono, molto. Però la cosa migliore è quello che prenderà col prossimo, con la prossima abilità che prende. Costi. Ci manca un tassello intesa. Un tassello intesa è così. Vabbè. Comunque sì, se avete visto la rete abilità di Danban con Shulk, ho praticamente tolto tutto solo per mettere una sola abilità, che è quella che c'è una maggiore probabilità di proseguire. Mica Danba, pensavo stessi cadendo giù. Rischiosissimo stare qua, eh. Figa Danba. Portiamolo qua, portiamolo qua. Bravi, bravi. Prendetevi l'agro, 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 l'agro. Impatto abbattente. Ok. Forse riusciamo a uccidere un solo chain attack. Col cazzo. Bastone delle nubi e spadone plenilunio. Vediamo. Lascia della notte molti più danni. Quindi no. Spiace. Anche un castone in più. L'altra arma che abbiamo trovato? Ah sì, bastone dei nubi. Beh, questo è molto migliore invece. Ok. Ah, poi ci c'è una strada. Ah, fantastico. Ah, che bella mappa. Allora, bisognerebbe scendere laggiù, diciamo, qual è il modo per farlo che ci faccia anche rimanere vivi? Ehi, Nopal. Ciao. Possibilmente anche rimanendo. Fatemi vedere un po' la mappa. Cosa dice? Wow. Forse ci siamo. Forse ci siamo. Wow, che cacchio! Non voglio morire. Ok, c'è l'acqua. Nel mondo Xenoblade dove c'è l'acqua non si può morire. Anche se cadiamo tipo da... da un mondo all'altro. Comunque... Questa zona, neanche questa mi dice niente, quindi forse neanche qua non sono mai stato.
Però è anche vero che io non mi ricordo un cazzo del gioco, quindi... Cioè, più che altro non mi ricordo un cazzo delle aree. Camponopon, forse ci siamo, attenzione. Qua c'è un mercante. Non voglio armi e armature, dimmi solo se vendi libri o no. Ti voglio bene. Nanna nanna e tie tie tie. Posso prendere soltanto uno dei due, diciamo quello che uso magari. Ok, perfetto, possiamo comprare anche l'altro dopo aver venduto. Vai, Ricky, acculturati. Ok. Con questa ci, sì, ci siamo, ragazzi, alla strada giusta. Finalmente. Ragazzi, dopo esserci fatto letteralmente tutto il monte a piedi, direi che abbiamo trovato la strada. Cioè, ragazzi, ora da inizio, la strada che mi ha fatto... siamo scesi di qua. Poi qua abbiamo tipo trovato un passaggio. Ci siamo buttati di dove c'è la grotta. Però qua siamo andati qua, qua e qua. Che visto sulla mappa non sembra tanto, ma è molto a zigzag il monte Valak, quindi... Da esplorare è davvero tedioso. È molto bella come zona, però secondo me da esplorare è una delle peggiori. Ecco qua l'entrata. Torre sigillata. Cappella Haricht. Ok. Delle rovine? Mi chiedo chi possa averle costruite. Alvis? È questo il luogo che dicevi? Sembra essere rimasto congelato nel tempo durante la mia assenza. La tua assenza? Non fare caso a ciò che ho detto. Dovremmo occuparci del ghiaccio prima di poter entrare. Gettare acqua calda sul ghiaccio. Sì, bella idea, genio. Esatto. Ci dovrebbe essere un geyser qui vicino. Nella caverna lì accanto dovremmo trovare una pietra chiamata roccia magmatica. Ah sì, bellissima, adesso Dumba da tipo la benda pirata. E possiamo usare questa roccia per sciogliere il ghiaccio? Credo di sì. Dunque, andiamo alla caverna? Mi sembra una buona idea. Cominciate a cercare un geyser. Ok. Dobbiamo cominciare a esplorare, quindi... Mi stai dicendo questo? Non andare di qua. Qui
Questo è il geyser. E la caverna nella cutscene ci hanno fatto vedere che è tipo laggiù. Eccola lì. Ah sì, è la zona che hanno fatto intravedere. Mi sembra la parte scorsa, dove c'è tutta la lava. Stupendo. Questa zona è bellissima. Grotta lavica. Vabbè, non c'ho voglia di andare piano, quindi combattiamo e basta. Tanto lo facciamo fuori in fretta. Vabbè. No, non quello. No, abbiamo ingaggiato una nuova nebula. Minchia. Figa? Avete visto quanto ha tolto Frangiaura? L'ha smezzato? Porco Giuda! Porco Giuda! Ok, proseguiamo allora. Allora. Wow, wow, wow. Oh, ricorre. Ok. Dovremmo riuscire a ucciderlo nel giro di questo cenno. No, non ce la faremo, scusa. Fatti. Ok. Minchia, in due sono. Figa, un HP. Bisogna portarlo fuori dalla lava. No. Magnificent attack. Everyone, let's go.
Aia. Comunque trovo la roccia magmatica, poi torno indietro e termino la parte, mi sa. Wow. C'è una nebula. Raxial all'esplosivo. Un'altra nebula. Ah, se ingaggiamo Raxial sicuramente ci ingaggiano anche le nebule, quindi devi far fuori prima quest'ultimo. Ma ci sono tante nebule in giro, però. Addirittura c'è un... mostro unico che è una nebula. Ah, io direi di ingaggiare Araxal e portarlo dove le nebule non possono raggiungerci. Credo che sia l'unica. Qua possiamo ingaggiarlo. Aia. Ok, no, qua non possiamo ingaggiarlo. Vabbè, affrontiamo in modo classico. Non posso più targettarlo? Ah. Fuck. No, aspetta però. Non entrate nella lava però. Portatelo di qua. Abbiamo ingaggiato almeno un'altra nebula. Figa. Ricky sta combattendo con un altro. Ah, no. Aia. Abbiamo ingaggiato l'altro mostro unico, sei sia. Possiamo fiaccarlo? No. Fuck. Volevo farlo proprio al bordo, il bordo preciso, ma non... che cazzo è? Qua va parata assolutamente. No, niente. Mi sa che non ho ancora in tempo. Che è praticamente morto ora. Preso la roccia magnetica. Ok. Termino qui la parte numero 33 della spell di Xenoblade Chronicles. Se il video è piaciuto, cliccate il pulcino in tutto il salto e vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!